Allora, il vlog potrebbe iniziare qui, in questa uggiosa Milano, oppure potrebbe iniziare qui. Che dite, è molto meglio, no? Allora, vi spiego. Sono in vacanza con i miei genitori a Santo Domingo e sono qui ormai da una settimana e questo è il mio quasi ultimo giorno. Allora, sono venuta qui in vacanza con i miei genitori e non ho voluto sbandierarlo al mondo perché comunque dire a tutti che avrei lasciato casa vuota per una settimana non mi sembra una cosa molto intelligente da fare e quindi ho pensato di evitarlo. Comunque è stata una settimana fantastica e mi sono divertita e rilassata molto, ne avevo davvero tanto bisogno. Mi sono abbronzata, come potete notare, ma adesso vi lascio ad alcuni spezzoni che ho filmato di questa settimana, quindi vi auguro una buona visione. Camera da letto. Aspetta che accendo le... Devo portarmi l'Xbox. Bagno, certo, l'Xbox qui. Bagno, doccia, spettacolo. Guarda Fabio, puoi andare in bagno mentre mi lavo. Ottimo, molto tattico devo dire. La mia faccia delle 23:11 che in realtà sono le 4 di mattina in Italia. Come welcome kit di benvenuto mi hanno fatto trovare tutte le schifezze più belle immaginabili senza glutine. Cuccioli. Grazie. Quale letto vuoi? Io quello zona finestra. Oh, io ho sempre sognato questo, lo scendiletto. E poi qui, beh, qui ci possiamo andare domani. Meglio andare domani. Comunque c'è un terrazzino. Buonanotte, ciao. Fabio è diventato vlogger. Bah, vabbè, va zitta. Guarda qua. Ho preso la nuova GoPro Hero 5. È scorreggiato? No, stai zitta. Hai scorreggiato? Sì. Fabio, c'è pure la ventola. Che palle. Oh. Buongiorno. Buongiorno Mar dei Caraibi. Buongiorno a tutti, mi trovo in spiaggia e sto prendendo l'ombra perché sono stata sotto il sole fino adesso e un pochino bruciacchia e non vorrei davvero prendermi un'arrostitura, quindi per il momento meglio andarci piano, non vogliamo nemmeno invecchiare la pelle. Comunque ho deciso di iniziare a portarvi con me in questa settimana di vacanza. Io sono arrivata ieri e mi sono goduta la giornata, un po' capito la situazione e oggi inizio a vloggare, anche se sinceramente non faccio niente. Praticamente passo tutta la mattina qui. Grande calabrone, aiuto! Comunque passo tutta la mattina qui, spallanzata, e vado a nuotare in acqua, ovviamente, dove si nuota. L'ora da spiaggia di questa vacanza è Brian Freeman, La danza delle falene. Di lui ho letto La donna che cancellava i ricordi e mi è piaciuto tantissimo. Questo mi sta piacendo, è molto più crudo comunque, è molto più spinto e un pochino più pesante, però vediamo, dai. Che carino quest'angolino. Allora, qui si entra nel ristorante e guardate qui sulla destra cosa c'è? Sushi! No raga, non ci credo. Vuoi un po' di formaggio? E tu? Non mi piace. Finito di mangiare, mi sono già messo il costume perché vado a dormicchiare all'ombra in spiaggia. Come va a culo? Dovrei rifarmi il guardaroba di costume perché sono gli stessi da anni ormai. Thank you.
no? Prova a vedere. Sparito. Questa sera sono tutta rosina e sembro un'aragosta perché andremo a mangiare l'aragosta. L'ho fatta apposta, no, non è vero. Aragosta, aragosta o aragosta? Aragosta o aragosta? Non lo so, si mangia comunque. Oppure tirato bene, dove sta? Dove sta? Pare che sito che l'anno scorso. Che figata! Bella, ristorante sulla spiaggia. Oh mio Dio, bellissimo. Hola. Cioè, questo è il nostro tavolo e l'acqua. Cioè, mangiamo in riva al mare. Oh mio Dio, non ci credo, non ci voglio credere. Spettacolo. Che cos'è quello? È un portatovaglioni. Un portatovaglioni, ce ne spetta uno. Poi qui sono molto avari. Che bello. Sembra che devono dare la moglie. Tovagliolo qualsiasi, che poi abbiamo l'insalata di aragosta che è con polpo, aragosta e vegetali scottati e poi rimessi dentro l'apposito involucro. Carpaccio di polpo o di dorado. Il dorado, non so se l'avete mangiato, è una sorta di pesce spada, chiamiamolo così. Capito. Oh, insalata di aragosta. E poi l'aragosta. Ma poi arriverà l'aragosta. Sì. Prego. Olla. Le patate. Oh. Brava. Vediamo come ci va. Olla. Ma ce li ha. Che spettacolo. E mio, domina di quella. No, no, aspetti, devo intervistare. Aspetti. Uffa. Volevo chiedergli se lui lo mangiava il pollo. Cioè davvero è in mezzo a una discarica, poi in realtà è un grandissimo ristorante. Buongiorno mondo, sono le 7 e noi andiamo a fare colazione e qui non si fa lo zoom, il focus, scusate, sono incasinata. Olè. Buongiorno, dicevo, sono le 7 e adesso sto andando a fare colazione. Non vi ho ancora parlato con me la mattina perché, non c'ho voglia, no scherzo, non ci ho pensato, ma adesso vi porto con me. Vi faccio vedere il buffet, vi faccio vedere che qui è quasi nuvoloso. Mannaggia. Ma poi si apre. Qui dovete sapere che viene a piovere col sole, fa la scrosciata e poi puff, sole caldo, 40 gradi, top. Vabbè, non 40, ok. 25, 28. Ieri erano 28. Comunque guardate come sono già abbronzata. Un po' abbronzata. C'è Fabio che mi guarda tipo questa, è matta. Effettivamente tu non mi hai mai visto vloggare. Non se ne è male. Abbiamo vloggato in Francia insieme. E vabbè, ma ero adesso sono molto più scialla. Adesso mi conoscono per quella che sono davvero. Una matta! Ciao. Vabbè, vi faccio vedere cosa prendo per colazione. Andiamo. Oh, buenos días. Allora, qui c'è l'angolo inferno, cioè il pane. Poi bacon al forno, tutto questo ben di Dio. Ma passiamo agli angoli interessanti. Frutta, questa è guava, melone, anguria, pera, papaya. E poi il mio angolo dove mi faccio un omelette. Hola. Hola. Con uova, prosciutto, formaggio. ¿Lo haces en casa? No. No. No lo sé hacer. Lo vas a aprender, ya lo vas a aprender. Oh. Lo quería. Es básico. Gracias. Muchas gracias.
Oh raga, me la sono fatta fare solo gli albumi. Quella di prima l'ho mangiata. $50. Certo. Gnam gnam. 10, 9. Festeggiato il gatto che ha mangiato il pesce crudo, messo gatto perché. Colazione fatta. Tappa al bagno fatta. Ora spiaggia. Qui c'è la piscina dove ci vanno solamente gli americani. Cioè, raga, davvero? 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 E poi praticamente io ho un asciugamano in dotazione che porto qui quando è sporco. E ieri mi sono dimenticata di portarlo e me ne danno uno nuovo. Hola, gracias. E esto? Esto? Ok, gracias. Ta-dan. E ora la playa. Hola. Qui salutano tutti. Hola, hola, hola. Cos'era che era la battuta di Pieraccioni? Hola, hola, ti piscio nella iola. Buongiorno mondo. Buongiorno mondo. Lettino! Ah, oh, che fatica ragazzi. Un pochino più rapido. E samba, samba, Brasil. Io ragazzi sono innamorata delle palme, cioè per me hanno troppo qualcosa di poetico, troppo belle. Ma domani andiamo a visitare l'isola di Saona, che è un'isola molto particolare, insomma domani vi saprò dire meglio. E quindi ci vediamo domani, che inizio con la GoPro. Ciao. Questo qua mi prende per il culo, mi chiama fashion blogger. Eh no, raga, fashion blogger no, eh. Non che sia un insulto, ma no. Ho lavorato per il mio status da fitness blogger. Sono proprio bronzata. Outfit di stasera è questo top warp knit di Adidas e questi shorts che ho preso da Stradivarius. Non avevo appena detto che non ero una fashion blogger. E vabbè.